Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Inquadro l'omino biscottino e questo bellissimo gattino di Swarovski, che sono dei dettagli del contenuto del video di oggi. Non mi inquadro io personalmente perché sono in condizioni casalinghe, diciamo, però tenevo moltissimo a fare questo video. Sui social, tramite delle foto, avete già potuto intravedere la mia nuova libreria, però mancava il video ufficiale e adesso appunto sto per girarvi il video ufficiale della mia nuova libreria. Vi ho mostrato lo smontaggio dell'altra e chiaramente doveva essere rimontata da qualche altra parte ed eccola appunto qui nell'ambito di uno spostamento. Signore e signori, questa è la mia nuova libreria. Vi faccio una panoramica. È situata nell'ingresso, che per me costituisce anche una sorta di piccolo soggiorno, perché proprio spesso mi ci soffermo appunto a sfogliare i libri e quindi non è soltanto una zona di passaggio. Vi accenno innanzitutto che la libreria in questione è la famosissima Billy dell'IKEA e io l'ho scelta nella versione, adesso ci avviciniamo un po', l'ho scelta nella versione con il vetro davanti. Per me questa cosa è importantissima perché io proprio non riesco ad avere in casa libri scoperti. Chiaramente è costata un po' di più, però appunto per me il vetro è importante sia per non impolverarmi tutta casa sia per preservare i libri stessi. Non contenta, perché ho visto che qui rimaneva uno spazio, la libreria originale ha le ante che si chiudono, però qui rimaneva uno spazio, ho fatto installare da un falegname delle bacchette, quindi questa bacchetta qui che non c'era, adesso ve la mostro meglio. Questa bacchetta qui è stata messa in un secondo momento appunto da un falegname di fiducia per chiudere anche quello spazio che restava tra le ante, perché volevo proprio che la libreria fosse ben chiusa e protetta dalla polvere, da tutto quello che insomma può andare a sporcare. E la stessa cosa anche da quest'altra parte, solo che la bacchetta è un po' diversa perché è rigata. Ok, la libreria che ho comprato io è quella due ante, quindi questo è un pezzo unico, questo è un altro pezzo unico, quindi sono due mobili da due ante ciascuno, però siccome lo spazio evidentemente non mi bastava, ho acquistato anche una libreria Billy ad anta singola, che è questa qui. Per questo vedete che in tutto sono 5, 1, 2, 3, 4, 5 spazi, perché sono due librerie da 2, quindi 4, e una spaiata 5. E l'ho fatta semplicemente applicare vicino alle altre in modo che sembrasse un pezzo unico. Nella parte superiore ho installato questi meravigliosi faretti rettangolari molto sottili, che sono sempre dell'IKEA, quindi sono andata proprio al reparto illuminazione e c'erano vari modelli, però questi qui mi hanno colpita perché con la forma che hanno riescono ad abbracciare bene tutta la scaffalatura di libri, e l'unico contrattempo è che non hanno un tasto per accendere e spegnere, ma io devo necessariamente mettere e togliere la spina ogni volta che desidero accenderle, quindi per spegnerli questi faretti dovrò staccare la spina. Però è un bellissimo effetto, hanno proprio una bellissima atmosfera, non sono molto forti, anzi sono una luce calda. E visto che vi sto presentando la nuova libreria, io ne approfitterei per un bookshelf tour, quindi per mostrarvi anche come ho sistemato i libri al suo interno. Iniziamo dall'anta singola, cominciando da questo meraviglioso gattino che praticamente deriva da un aperimicio, ossia da un aperitivo i cui proventi vanno a un'associazione che si occupa dei gatti di strada,
e questo qui è uno Swarovski originale. Vediamo dall'alto che cosa c'è. Allora, qui ho sistemato il reparto Angela, quindi i libri di Piero e Alberto Angela, cominciando da, faccio un po' di zoom, La straordinaria storia della vita, che è un bellissimo regalo che mi ha fatto Daniele del sito Jamovie in occasione di un video collaborazione che ho fatto e che vi lascio nelle schede. Poi Una giornata nell'antica Roma, Impero e I tre giorni di Pompei di Alberto Angela. Qui c'è La Parigina, che è un libro molto particolare che mi è stato regalato, con tutti i luoghi, anche un po' fuori dagli itinerari turistici, che vale la pena visitare a Parigi, ma intendendo anche proprio mercatini, shops, negozi dell'usato, eccetera. Qui c'è il reparto Circolo Letterario di Eric Iopa, che io seguivo anche se un po' indifferita, però appunto ho voluto mettere insieme tutti i libri che ho comprato proprio sul loro consiglio. E iniziamo proprio dal libro di Erika, Il diario di una single incallita, e poi abbiamo Memorie di una geisha, Io prima di te, Colazione da Tiffany, Buon apocalisse a tutti in questa edizione della Oscar Mondadori, piccola biblioteca Oscar Mondadori, mentre adesso è stato ristampato con l'immagine della serie TV, sì, mi sembra, Finzioni, L'amante, Miss Charity, L'uomo nel labirinto e La verità vi prego sull'amore di W.H. Auden, che è un libricino di poesie. Al reparto di sotto abbiamo questa edizione degli indimenticabili, che io in realtà ormai trovo solamente qualche volta sulle bancarelle, però è un'edizione splendida perché le copertine sono rigide e tutte fiorate, quindi veramente bellissime. E tra l'altro questa edizione contiene due dei miei libri preferiti di sempre, che infatti mi sono anche tatuata, ovvero La figlia di Mistral e Voglia di tenerezza, sono due dei miei libri preferiti di sempre. Poi abbiamo Attrazione fatale, da cui è stato tratto il film con Michael Douglas, e Camera con vista. Qui ci sono fino a qui dei libri che mi sono stati regalati da mio zio professore, e sono L'enciclopedia della psicoanalisi, volume 1 e 2, L'ultimo re di Napoli, Il mondo di ieri, Come stanno le cose di Pier Giorgio Di Freddi, Eva Cantarella con Secondo Natura, La novella degli scacchi, Io manoscritto e Sei passeggiate nei boschi narrativi di Umberto Eco. Mentre qui abbiamo questo mattone che ha vinto il Man Booker Prize nel 2013, ovvero I luminari di Eleanor Catton. Qui noto con soddisfazione che c'è ancora un po' di spazio, molto bene, questa cosa ci incoraggia. Qui abbiamo le edizioni in riproduzione originale dei grandi capolavori di Jules Verne, quell'edizione da edicola che ho fatto fino al quinto volume, e abbiamo Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone dalla Terra alla Luna. Questa è una foto che tra l'altro vi ho condiviso su Instagram, perché ho messo sopra una lente di ingrandimento e ho fatto tipo face up sulla libreria, quindi si è invecchiata la libreria perché qui sembra proprio una libreria dell'Ottocento. Altri libri di Verne, tra cui sempre Viaggio al centro della Terra in altre tre edizioni, attenzione, quindi questa del film, questa qui con i maxi funghi, e questa della Crescere Edizioni con il dinosauro. E poi Giro del mondo in 80 giorni in quest'altra edizione, 20.000 leghe sotto i mari, questa qui. Qui abbiamo Tre Befane, oppure anche Le tre parche che tessevano i fili del destino, come le volete interpretare, e sono semplicemente tre befane che mi sono state regalate all'Epifania, siccome io adoro questo personaggio le ho messe qui, e una tra l'altro è strategica perché è un porta segnalibri, quindi dietro la sacca c'ha tutti i segnalibri possibili ed immaginabili, sta accadendo tutto. Qui abbiamo un po' di libri scolastici che ogni tanto appunto mi occorrono, quindi abbiamo tutta la letteratura italiana, un libro di inglese, grammatica, addirittura uno di matematica, e poi il dizionario di latino vissutissimo e il famoso Urbis et Orbis, sempre di latino, e poi un libro di versioni. Questa qui è la seconda libreria, vi faccio una panoramica generale. Cominciamo da sopra con il reparto Young Adult,
ed abbiamo Red Rising, La quinta onda e Il mare infinito, che sono i primi due volumi di una trilogia, di cui però ho letto solo il primo e neanche mi aveva convinto troppo, Regina rossa e Spada di vetro nelle edizioni rigide, Fallen, la trilogia di Bartimeus, il cofanetto di Divergent, Caraval, The Queen of the Tearling, Il canto del ribelle, Omicidi per signorine, Dragonero ed Eragon, quindi due libri sui draghi, Un'estate da urlo, poi Fuoco infernale e Figli di sangue ed ossa. Fuoco infernale è una raccolta di racconti di un'autrice britannica. Al piano di sotto abbiamo ancora Young Adult con la trilogia di Hunger Games, la trilogia dei segreti di Eppaus che adoro, Carve the Mark della stessa autrice di Divergent, Angolino Neil Gaiman con Il cimitero senza lapidi, altre storie nere e Coraline, Labyrinth che è il mio amore, ovvero il romanzo ufficiale del film, La moglie del califfo che è una rivisitazione delle Mille e una notte, Obsidian ovvero il mio libro trash perché anche io ne ho uno, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, Firebird la caccia, Red, il primo volume del Trono di Spade, Prep, Percy Jackson, il primo volume, Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, ovvero questo peluche coniglio, Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, L'estate dei fantasmi, Maze Runner, La gabbianella e il gatto, C'è nessuno che è bellissimo, il romanzo del film Ballerina, i primi due volumi di Lemony Snicket, sempre di Lemony Snicket un'altra serie, ovvero Quando l'ha vista l'ultima volta, ovvero il secondo volume di Tutte le domande sbagliate, una nuova entrata che è Mortina e la vacanza al lago mistero, ovvero questi fumetti che vanno bene anche per Halloween, così molto carini. Io ho cominciato direttamente da questo, ma conto di recuperare anche gli altri. E poi The Giver, che è un po' diciamo l'archetipo degli young adult, e devo recuperare il film con Meryl Streep. Qui vedete una coroncina un po' ambigua, ma l'ho indossata al compleanno. La seguente scaffalatura è dedicata interamente a Stephen King e vi anticipo subito che manca Scheletri perché l'ho attualmente in lettura. Abbiamo 22/11/63, The Outsider, Desperation, La zona morta, L'omino biscottino, 4 dopo mezzanotte volumi 1 e 2, Il miglio verde, Pet Sematary, Misery, Mucchio d'ossa, Colorado Kid, Home Writing che è un saggio ed è molto interessante, se vi piace scrivere ve lo straconsiglio, Carrie, Torno a prenderti, It, Stagioni diverse, Gli occhi del drago, Dolores Claiborne, Cose preziose, La bambina che amava Tom Gordon, Elevation che ho letto da poco, Le notti di Salem e A volte ritornano. E It e Stagioni diverse sono gli altri due libri che mi sono tatuata. Continuiamo con il reparto fantascienza, che poi va a declinare in fantasy e poi nei classici. Abbiamo l'angolino dedicato a Michael Crichton con Jurassic Park e Il mondo perduto, I cercatori di ossa, Next, Andromeda, L'isola dei pirati. Poi di Matheson abbiamo I migliori racconti ed il celeberrimo Io sono leggenda, Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, Cronache marziane di Bradbury, K-Pax che è una storia bellissima e anche il film secondo me è stato sottovalutato, Contact, sempre grandissimo film, meraviglioso veramente, indimenticabile. Poi Mutanti, molto particolare, non l'ho ancora letto ma già questa copertina da fine anni 90 meritava l'acquisto. La famosissima Guida galattica per gli autostoppisti e The Martian, sopravvissuto con la copertina del film. Poi abbiamo la trilogia di Miss Peregrine in edizione rigida, ovvero La casa dei ragazzi speciali, Hall of City e La biblioteca delle anime, sempre dello stesso autore, I racconti degli speciali, che ho veramente adorato tantissimo. Poi abbiamo Il signore degli anelli, a cui ho applicato l'anello, appunto, che mi è stato regalato all'incirca nel periodo in cui sono usciti i film, perché ero proprio strainnamorata, quindi era un regalo proprio con cui andavano a colpo sicuro. Questa è la confezione che conteneva invece l'anello di Thorin, che ho acquistato più di recente, ed è messo sopra, fa riflesso, alle due edizioni dello Hobbit, ovvero l'Hobbit classico, vi mostro la copertina,
bellissimo, questa è un'edizione secondo me eccellente della Bompiani a cura della Società Tolkieniana Italiana. Non mi è piaciuta invece l'altra edizione, mi sembra della Delphi, quella con la copertina del film, perché ho trovato la traduzione più ostica. E poi l'Hobbit annotato, che è quello con tutte le curiosità, gli aneddoti legate proprio alla storia e alle traduzioni. Sempre di Tolkien abbiamo poi le lettere a Babbo Natale, anzi da Babbo Natale, che lui ha scritto in un arco di tempo di alcuni anni per i figli. Poi abbiamo l'angolino Wild con Il fantasma di Canterville e altri racconti, Il ritratto di Dorian Gray, De Profundis, e poi abbiamo, sempre per restare in tema classici, Cime tempestose della Bronte in questa edizione scolastica. Siamo al piano di sotto, dove continuano i classici. Abbiamo Le magiche storie di Natale, Le mille e una notte nell'edizione dei Mammut, Il cantore di storie, che ho messo qui perché ho letto nelle recensioni che richiama Le mille e una notte, ed effettivamente come autore, come genere, come anche mole ci siamo, insomma è proprio un richiamo alle mille e una notte. Poi abbiamo l'angolo Stevenson con L'isola del tesoro, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, La freccia nera, Il piccolo principe, poi abbiamo Mann e Darwin, La storia infinita, Moby Dick, Canto di Natale, Grandi speranze di Dickens, un po' di racconti di Dostoevsky, tra cui Le notti bianche. Poi abbiamo questa linea di crescere edizioni, Gulliver, Tre uomini in barca, La Osten, Il libro della giungla e Il corsaro nero, l'angolino dei Burr Deluxe, che sono veramente delle edizioni splendide, con Jane Eyre, Frankenstein e Inferno. Vi mostro, per dire, la copertina di Frankenstein, che è qualcosa di bellissimo. Comunque sono delle edizioni illustrate, non costano nemmeno tantissimo, ci sono dei periodi in cui sono in offerta, quindi veramente meritano. E poi qui abbiamo gli Oscar ragazzi, sempre classici, con Tarzan, Lo scudo di Talos, Tom Sawyer e Il giardino segreto. Sotto ancora classiconi con Guerra e pace di Tolstoi, Il conte di Montecristo, Tre uomini a zonzo, che è il continuo di Tre uomini in barca, solo che Tre uomini in barca è qui perché è un'edizione diversa, Kim, dello stesso autore del libro della giungla, Le relazioni pericolose, Il Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Il grande Gatsby, Alice nel paese delle meraviglie, Sulla strada, Dracula, Cuore di tenebra, La metamorfosi e altri racconti di Kafka, Il buio oltre la siepe, Il gabbiano Jonathan Livingston, La boutique del mistero di Dino Buzzati, che sono dei racconti surreali, Il vecchio e il mare, che è un capolavoro di Hemingway, Pinocchio e La fattoria degli animali. E qui abbiamo Il labirinto magico e Il gioco dell'oca. Aprendo l'altra Billy, questa è la panoramica generale. Partendo dall'alto abbiamo l'angolino no fiction barra cronaca, in particolare l'angolino Roberto Saviano con 000, Vieni via con me, La paranza dei bambini e Bacio feroce, Gomorra, La bellezza e l'inferno. Poi abbiamo La chiamavano bimba, che è una sorta di reportage sul caso di Franzoni. Un oscuro bisogno di uccidere dello psichiatra Picozzi, che è un libro che ho apprezzato moltissimo, e La parte buia del giorno, sempre della collana Strade blu di Mondadori, che ho comprato all'usato ma che non ho ancora letto. Io ci sono, che è la storia di Lucia Annibali, molto molto ben scritto, mi è piaciuto veramente tanto. Milioni di farfalle di Eben Alexander e Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio, che è una raccolta di pensieri e riflessioni della madre delle gemelline scomparse. Poi abbiamo di Ingroia 20 anni contro, che è un libro che mi ha autografato lui perché ho avuto modo di incontrarlo alla presentazione, Serpico, e poi cambiamo completamente genere, proprio facciamo un balzo incredibile, perché abbiamo due romance, ovvero Nei panni di Valeria e Valeria allo specchio, che sono i primi due, mi sembra, di quattro libri, e ho letto solo il primo, che comunque mi è piaciuto molto, Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, che ho ricevuto gratuitamente da IBS per aver scritto una recensione in anteprima,
Lo strano mondo di Kerry Bilby, Va dove ti porta il cuore, Il progetto Atreus, I pilastri della terra, Racconti crudeli, Le mille luci di New York, un po' di psicologia veloce con Giacobbe e Falli soffrire. Poi abbiamo le otto montagne di Cognetti, che tutto il mondo ha esaltato e celebrato, ma io l'ho trovato proprio lento, ci ho messo veramente una vita a finirlo. E poi un libro fotografico di Audrey Hepburn, curato dal figlio Sean. Il ripiano di sotto ha uno spazio dedicato interamente alla Rowling. Qui abbiamo i biglietti del concerto di Harry Potter e la pietra filosofale, che appoggio un attimo qui, tutta la saga di Harry Potter nella prima edizione, quindi quella con la prima traduzione, visto che se ne è parlato tanto, ci sono state polemiche di tutto e di più, una spilletta sempre presa al concerto con le quattro case, poi La maledizione dell'erede, che è questa sorta di sequel. Poi abbiamo i tre spin-off di Harry Potter nelle edizioni originali, quindi nelle prime edizioni in copertina rigida, quindi Il Quidditch attraverso i secoli, Le fiabe di Beda il Bardo e Gli animali fantastici, dove trovarli. Addirittura questo qui, siccome è andato fuori produzione, l'ho visto a 1000 euro su eBay. Il seggio vacante sempre della Rowling, questo preso a pochi euro, vedete 5 euro al supermercato. E poi Buona vita a tutti, sempre della Rowling, che è un discorso che le ha tenuto a dei laureandi di Harvard qualche anno fa, che io all'inizio non volevo comprare perché mi sembrava una manovra di marketing, ma è un discorso che mi ha fatto proprio commuovere. Poi abbiamo Il fiore della discordia di questa autrice italiana, di cui però non ho visto traccia dei seguiti, Nightmares, comprato da poco. Non spegnete quella luce, mi è stato consigliato in occasione di un mio scorso video per Halloween. Il primo fumetto di Fraffrog, che è una youtuber molto famosa. L'uomo che metteva in ordine il mondo, comprato proprio su suggerimento di tanti youtuber che seguo. Enigma di Clive Cussler, Piccole donne e piccole donne crescono. Qui abbiamo due volumi presi a sagre, fiere, eccetera. E poi L'angolino di Franzen, importantissimo. Abbiamo Le correzioni, Libertà e Purity. Le correzioni e Libertà li ho letti e li ho straamati. Sono dei libri complicati, impegnativi e meravigliosi. Mentre Purity l'ho letto all'incirca fino a metà, forse perché era un po' troppo impegnativo per quel momento e quindi non ho potuto continuare, perché merita comunque la giusta attenzione e concentrazione. Arriviamo allo scaffale interamente dedicato ai thriller e ai gialli. È bello corposo perché è uno dei miei generi preferiti e infatti, a differenza di altri scaffali, questo ha anche la parte posteriore, anche se non piena, ma appunto ci sono dei libri anche lì, adesso vi mostro. Cominciamo con il meraviglioso La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker, che ho letto in pochissimi giorni nonostante la mole e ho adorato, come invece ho abbastanza odiato l'altro libro di Dicker, ovvero La scomparsa di Stephanie Mailer. E abbiamo i miei due LDC, ovvero Un piccolo favore e Una coppia quasi perfetta, Il suggeritore di Carrisi, Central Park, Angolino di Agatha Christie con L'Orient Express, Nella mia fine il mio principio e Dieci piccoli indiani, Simenon con La pazienza di Maigret e Il signor Charles, il primo volume della trilogia Millennium di Larson, Io uccido di Faletti, L'inganno della luce, la trilogia dell'Abate nero di Marcello Simoni, La vita perfetta è dentro l'acqua, Psycho, che è meraviglioso, e Angolino Dan Brown con Il codice da Vinci, Inferno e Origin. Di questi qui io vi consiglio solo Il codice da Vinci e io ho detto basta a Dan Brown perché, cioè, anche no, questo qui per esempio, l'ultimo, veramente non se n'è sceso. E dietro abbiamo un libro giallo nero Caravaggio, scritto da due italiani, Il piede di Federico, La psichiatra di Wolf Dorn, che è un libro pazzesco, comunque molto bello, e poi Adesso hai paura, che non riesco a mostrarvi, però è un thriller molto veloce, così insomma niente di indimenticabile. Al piano di sotto abbiamo uno spazio dedicato interamente ai libri piccoli,
proprio come numero di pagine o come mole, e abbiamo Caro figlio, Le leggende del mare, La strada di McCarthy, che è un capolavoro molto crudo fino ad arrivare alla pesantezza del distopico, Quando la moglie è in vacanza di Axelrod, che è proprio la sceneggiatura dello spettacolo teatrale originale rispetto al film con Marilyn Monroe, comunque merita di essere letto, La caduta di Camus, Il diavolo nel cassetto, che ho preso sempre su ispirazione di alcuni video, Marea dentro di Severino Cirillo, che mi è stato inviato dall'autore e che ho trovato veramente un bel libro, Gitanjali di Tagore, che è una raccolta di poesie, Il cappotto di Gogol, poi abbiamo L'angolino di Mauro Corona con La casa dei sette ponti e Confessioni ultime, Anima tatuata di Nick Duca Von P, uno youtuber simpaticissimo che saluto tanto. Poi abbiamo lo spazio Feltrinelli, è proprio di quelli lì, due libri a 10 euro, quindi c'è veramente un po' di tutto. Si va da Benny al Profeta di Gibran, Il condominio di Ballard, Soia e tofu, questa dei gattini, Scuola della carne, bellissimo. E poi c'è Pepe e L'incubo di Ilaus, che è bellissimo, quindi ve lo stra super consiglio. Quindi insomma qui c'è veramente un po' di tutto tra Adelphi e Feltrinelli. Continuiamo con Doppio sogno, che è un piccolissimo libro da cui in realtà Kubrick ha ricavato Eyes Wide Shut, ecco, quindi io veramente ignoro come sia stato possibile, I ponti di Madison County, che è un capolavoro, Fallaci, un cappello pieno di ciliegie, che è meraviglioso, sempre di Dick Kerr, però di un altro genere, Gli ultimi giorni dei nostri padri, Vita di P, e poi L'angolino di Stephen Hawking con una piccola autobiografia, Dove il tempo si ferma, La trilogia dell'universo, poi Universo spazio-tempo, che è su Stephen Hawking ma appunto è stato scritto da quest'altro autore, e poi Il nome della rosa, famosissimo. Al piano di sotto abbiamo un po' di romanzi vari, li sono, vabbè, due quaderni ad anelli, poi abbiamo Brooklyn, La scoperta dell'alba di Beltroni, Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert, da cui hanno fatto il film con Julia Roberts, Amabili resti, L'età di Lulu, due libri di John Green, ovvero Colpa delle stelle e Città di carta. Questo è il famoso Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, di cui adesso ho visto che è uscito il seguito, Come fermare il tempo di Matt Haig, Caduta libera di Nikolai Lilin, che è una sorta di sequel di Educazione siberiana, Storia di una ladra di libri, Un filo d'olio che adoro, Simonetta Agnello, è un libro che racconta dell'infanzia dell'autrice, detto da lei in prima persona, con delle ricette sempre legate alla sua infanzia. I primi due volumi dell'Amica geniale, ovvero L'amica geniale appunto e Storia del nuovo cognome, Quest'anno non scendo di Casa Surace, che è un canale molto famoso qui su YouTube, Un regalo da Tiffany di Melissa Hill, Mille splendidi soli di Osseini, Il circo della notte, The Danish Girl con questo attore Eddie Redmayne, che ha vinto, mi sembra, l'Oscar per questo ruolo, mi sembra, L'effetto Lucifero, che è un maxi libro di psicologia su quanto l'animo umano possa diventare malvagio nelle circostanze giuste, e poi abbiamo L'angolino graphic novel con La montagna di libri più alta del mondo, Residenza Arcadia di Coelho, Tutti i segreti dell'anello e La guida ufficiale allo Hobbit, quindi due libri legati ai rispettivi film, e poi I capolavori della letteratura della Disney, che è una raccolta di fumetti tra cui Paperino e Il signore del padello, che è una rivisitazione del Signore degli Anelli. Lì dietro abbiamo invece la collana degli Elementare Papero, che sono appunto da collezione. E qui in basso, infatti non vi dico come sto praticamente sul pavimento, abbiamo l'angolo della mia amatissima Bianca Pizzorno con Polissena, che costituisce l'altro libro che mi sono tatuata, perché è un mio preferito di sempre. Ascolta il mio cuore, anche splendido. Secondo me questi libri non hanno età, possono essere letti anche da adulti tranquillamente. Diana Cupido e il Commendatore, che è una sorta appunto di sequel di Ascolta il mio cuore. Parlare a Bambera, che trovo veramente geniale. La casa sull'albero,
e uno degli ultimi usciti, ovvero Il sogno della macchina da cucire. Poi abbiamo Dove è finita Audrey di Sophie Kinsella, Matilde di Roald Dahl, e Marilyn di Alfonso Signorini. Poi i grandi classici Riveduti e scorretti, la trilogia della città di K di Christophe. Poi abbiamo Anima. Poi abbiamo un po' di libri tra autori locali, amici, amiche, libri che mi sono stati inviati tramite il canale, presentazioni che ho fatto, quindi tutti questi qui. Poi abbiamo il famosissimo Il profumo di Sue Skind e l'angolino dei libri dedicati ai gatti, tra cui Io e Dewey, Il gatto che aggiustava i cuori, la trilogia di Bob, quindi A spasso con Bob, Il mondo secondo Bob e Un dono speciale di nome Bob. E poi abbiamo Il gatto che scoprì il Natale, poi addirittura Il gatto che arrestava i malviventi. Chiudiamo con La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Selznick, che è questo libro particolare perché procede per parole ed immagini. Eccolo qui. Ed è una bella storia, mi è piaciuta, per un po' era andata fuori produzione e invece poi è stato nuovamente ristampato e quindi io non me lo sono fatto sfuggire questa volta. E questa è la mia libreria. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto, che semplicemente vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace la libreria Billy, se vi piacciono i faretti, se vi piace la scelta del vetro, delle bacchette che ho fatto applicare in un secondo momento. Io vi ringrazio tantissimo di avermi seguita fino a qui, mando un bacione immenso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!